Buonasera a tutti, cari amici di Cavallo Magazine. Siamo qui, prima giornata della 125esima Fiera Cavalli Verona e siamo con una ragazza dal respiro internazionale, viene da dire, Giulia Giona, della famiglia dei Giona. Ciao Giulia. Ciao, grazie mille per le bellissime parole. Sono molto felice di essere presente a questa edizione di Fiera Cavalli perché appunto è il mio primo anno, il mio primo gala. E sono molto felice ed emozionata, ecco. Ma tu sei emozionata per il gala, ma sei una ragazza abituata agli spettacoli, perché Giulia è una delle star di Cavalluna, il più grande spettacolo equestre europeo. Sì, io partecipo allo spettacolo di Cavalluna da 8 anni ormai. È uno spettacolo che viaggia per i più grandi palazzetti d'Europa da ottobre fino a giugno. Però diciamo che qua sono a casa mia, essendo io di Rovigo, e sono a 50 minuti, quindi insomma sì, mi sento a casa e è un calore unico, ecco. È diverso esibirsi davanti agli amici, alla gente di casa, che non in un posto lontano dove c'è forse un pochino più di distacco con il pubblico. Ma è Villa Giona, è una realtà che sta crescendo sempre di più. L'anno scorso c'era un bellissimo spettacolo, Tribù. Sì, Villa Giona è per l'appunto un parco che abbiamo preso e stiamo progettando e elaborando insieme a tutta la mia famiglia. L'anno scorso abbiamo fatto lo spettacolo Chakras con la regia di Antonio Giarola e quest'anno abbiamo fatto Tribù per l'appunto. Questo spettacolo che racconta praticamente la storia di questo bambino che al suo 12° compleanno diventa uomo e quindi scopre un nuovo mondo, ecco, un nuovo rapporto con i cavalli e con il suo cavallo per l'appunto. Quindi si parla di famiglia, parla della nostra famiglia, della nostra storia e del rapporto che abbiamo tra di noi e con i nostri cavalli. Infatti mi richiamava moltissimo questo titolo, proprio l'immagine della vostra famiglia, e amavo tanto che voi abbiate trovato questa liaison con la vostra storia personale, perché voi siete una tribù. Sì, noi siamo una tribù e infatti tanti ci dicono è la storia della vostra famiglia ed è proprio vero. Bellissimo. Ricordiamolo, in quanti siete che montate a cavallo e fate acrobazie a cavallo o spettacoli equestre? Siamo in tanti. Io sono la terza generazione, quindi è iniziato tutto dal nonno che aprì per l'appunto un maneggio. Poi dopo mio padre e i miei zii proseguirono, ecco, aggiungendo spettacoli equestri, e ora siamo io, Diego, mio fratello, Lorenzo, che anche lui partecipa al gala, Carlos e Riccardo. Fantastico, a parte che vederla in azione, non soltanto la sua tribù, ma in particolare questa ragazza, quando la vedete nel suo numero, quello che mi piace di più è quando porti due cavalli in libertà ai lati del tuorfosone che monti in piedi e poi fate le evoluzioni, oppure quando accompagni le pariglie che porti a tuo fratello che fa poi i salti con la posta ungherese. È bellissimo, è magnifico, venitela a vedere perché Giulia è uno spettacolo di per sé all'interno di un altro spettacolo come quello di Arte, il Gala d'Oro di Fiera Cavalli. Che cos'è la cosa che tiene insieme la vostra tribù? Secondo te quali sono gli elementi di questa ricetta, gli ingredienti di questa ricetta particolare? Perché tenere assieme, unite nella stessa passione, tante generazioni di una famiglia non deve essere facile. Sì, non è facile e come tutti ovviamente abbiamo i nostri periodi di difficoltà, diciamo, però penso che la nostra forza sia proprio l'essere uniti in tutto e per tutto. Noi ci svegliamo la mattina, siamo tutti insieme, progettiamo le nostre giornate insieme, nell'arco della giornata siamo sempre in contatto, anche se per 5 minuti ci distacchiamo, ed è proprio questo la nostra forza, il nostro punto e a ciò che noi puntiamo. Una visuale uguale per tutti noi, progetto di crescita, tutti insieme, ecco. Tutti insieme, stiamo uniti, noi stiamo vicini a Giulia perché ci piace seguirla, rimaniamo uniti assieme, vicini ai cavalli ovviamente. Grazie Giulia. Grazie a te.